dove si leva sempre il sole, in un paese lontano, lontano, c'era un uomo che con la sua bicicletta girava per campagne e per città, sempre accompagnato dal suo butai, il piccolo teatro di legno. Trovato che ebbe un grande albero di ciliegio, l'uomo si fermò e, appoggiata la bicicletta, si mise a battere ripetutamente tra di loro due legnetti. Tac, 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 tac. A quel suono, grandi e piccini, come per un incantesimo, accorsero da ogni parte e in un batter d'occhio, in tanti, si radunarono intorno a lui, pronti ad ascoltare infinite storie. I giorni della merla. Tanto tempo fa, gennaio aveva solo 28 giorni. Si dice che a gennaio, che detto tra noi aveva un caratteraccio, non fossero simpatici gli uccelli, in particolare i merli. Si dice anche che si divertiva a scatenare bufere di neve e di vento tutte le volte che i merli uscivano a cercare il cibo. Tra gli uccelli, invece, i merli erano molto ammirati perché avevano il becco giallo e le piume bianche come la neve. Un giorno la merla andò da gennaio, stufa di questa situazione, e gli disse: «Amico mio, potresti durare un po' di meno. 24-25 giorni, per esempio.» «Eh no, cara mia, mi dispiace proprio tanto. Non posso. Il calendario è così. Non l'ho mica fatto io. A me son toccati 28 giorni e quelli restano.» La merla andò via sconsolata e l'anno successivo fece una bella scorta di cibo. Prima che arrivasse gennaio, si infilò nel nido con i suoi piccoli e ci restò per tutti i 28 giorni, senza uscire mai. Quando finalmente uscì fuori, iniziò a dire: quest'anno ti ho fregato, caro gennaio. Sono stata proprio bene. Sempre il calduccio e con tanto cibo.» Sentito le parole della merla, gennaio andò su tutte le furie e promise di vendicarsi. Andò subito da febbraio, che allora aveva 31 giorni, e gliene chiese 3 in prestito. «Certo che te li do. Che cosa vuoi farne?» «Devo dare una lezione ad una merla impertinente.» E così gennaio, avendo ancora 3 giorni a disposizione per fare quello che voleva, scatenò una tremenda bufera di neve. Il merlo, preoccupato per questa nuova situazione, disse alla merla: «Andrò io a cercare il cibo. Prima però portiamo il nido in quel comignolo, così starete al caldo.» Quando il merlo tornò, trovò la merla e i piccoli sani e salvi, caldi e pimpanti, ma con sua grande meraviglia vide che avevano cambiato colore, erano diventati tutti neri e la colpa era del fumo che usciva dal camino. Thank you.
importanza aveva un po' di fuliggine? Oramai era febbraio e finalmente potevano uscire per cercarsi da mangiare. Da quel giorno i merli nascono neri e gli ultimi giorni di gennaio, considerati più freddi dell'anno, vengono detti i giorni della merla. Se sono freddi, la primavera sarà bella, se sono caldi, la primavera ritarderà.